Un incontro di informazione e di confronto sul tema del referendum del prossimo 17 aprile è stato organizzato dalle officine del Polo Civico Leonardo Sciascia, Cittadinanza 3.0, al fine di consentire ai cittadini di esprimere in modo consapevole il proprio voto. Nel corso dell'evento sono stati illustrati da esperti del settore i rischi, i vantaggi e le criticità di trivellare il mare in prossimità delle coste, sia in rapporto all'ambiente, sia in rapporto alle politiche economiche e di sviluppo. Intorno a questo referendum c'è stato molto silenzio. Soltanto negli ultimi giorni sentiamo dai mezzi di comunicazione qualche lieve informazione. Noi come Polo ci siamo chiesti, ma più che altro alcune delle officine del Polo Civico, si sono chiesti ma forse è meglio dare al cittadino la possibilità di sapere quali sono le ragioni del sì e quali sono le ragioni del no. Abbiamo capito che è un referendum che sotto, diciamo, sotto ci sono anche delle decisioni politiche, delle decisioni economiche. Quindi io penso che è un servizio che vogliamo dare alla città. Noi il 17 aprile 2016 voteremo a favore del sì, per dire no appunto alle trivelle in mare, non solo per rispondere al quesito, diciamo, specifico, ma soprattutto per dare voce ai cittadini che possano affermare un nuovo modello di sviluppo sostenibile, coerente con gli accordi internazionali, quindi soprattutto per, diciamo, un principio di democrazia e per dare voce ai cittadini su una questione così importante, la questione ambientale, in relazione alla questione sviluppo economico, noi voteremo sì e quindi in maniera convinta e consapevole. Io non mi preoccuperei molto del problema delle piattaforme, io mi preoccuperei molto mentre per come si fanno le indagini sismiche per arrivare alla ricerca dei punti da perforare. Molti sconoscono il fatto che per fare delle indagini sismiche nelle aree a mare si utilizzano dei compressori d'aria che portano dei cannoni a circa 150 atmosfere che vengono sparati in acqua, per poi far riflettere l'onda dello sparo sul fondo del mare e poi si calcola la velocità di ritorno. Questo modo così irruento all'interno dell'acqua sicuramente comporterà seri pericoli anche per la flora marina. Quindi io diciamo che nella fase di estrazione non sarei molto contrario al fatto di poter utilizzare le energie nostre che abbiamo in prossimità della nostra costa. Io mentre sarei più attento al problema delle indagini, che sicuramente i danni li causano.